cosa resterà di questo financial fair play? Deve sparire, maledetti! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Lo zoccolo duro ha vinto! E anche Fabio Bergomi, che l'ha sempre detto, bisogna dirlo. Anche Fabio Bergomi l'ha sempre detto. Ufficiale notizia su Calcio e Finanza, non inventata, andate a vedere su Calcio e Finanza. La UEFA ridiscuterà il Financial Fair Play. Si parla di cancellazione, cioè non è ufficiale la cancellazione, però domani ci dovrebbe essere proprio la videoconference. La videoconference per eliminare il Financial Fair Play. Eliminare il Financial Fair Play per tutti gli amanti del quarto posto, lo ripeto. Eliminare il Financial Fair Play. E metteranno ovviamente un altro regolamento, non è che ci lasceranno a briglia sciolta. Metteranno un altro regolamento. Si parla di non avere più quella regoletta si spende quanto guadagni, ma si dovrebbe passare a non avere sprechi, cioè spendere il necessario ma senza avere sprechi, che alla fine vuol dire poco e niente. Si parla di diverse possibilità, di mettere un salary cap, di mettere delle tasse invece per chi spende troppo, far pagare di più, far pagare di meno. Fatto sta che tutti quelli che fino a oggi mi dicevano no, perché devi fare la gradinata, devi andare al quarto posto, devi arrivare in Champions League, devi fare stabilmente la Champions League per poi arrivare, per poi, che non si vince mai, non si vince per poi. Il percorso, come diceva Stradio, sbatte cazzo del percorso. Tutte ste cagate che vi ho sempre detto che erano cagate, sempre ve l'ho detto io, sempre contrario sono stato, sempre meglio vincere. Tutte ste robe potrebbero essere, tac, in un secondo cambiate da una regoletta. La UEFA oggi, tac, siccome c'è la pandemia e sono tutte sotto, tutte le potenti del calcio sono sotto, ovviamente non è che dici le potenti del calcio sono sotto, devono vendere i campioni, devono riadattarsi e quindi le piccole ci guadagneranno perché chiuderanno il gap. Ma dove si è mai vista sta roba qua? Dove si è mai vista? Chi è stato più bravo verrà avvantaggiato. Non funziona così nel mondo! Non funziona così, mettetelo nella testa! Quelli che hanno i soldi e il potere comanderanno sempre, piuttosto cambiano le regole. Comanderanno sempre loro, mettetevelo nella testa, che piuttosto cambiano le regole piuttosto di fallire, piuttosto cambiano le regole, come vi ho sempre detto, piuttosto le cambiano, e quindi cambieranno le regole. Adesso vediamo cosa combineranno, cosa decideranno, ma era ovvio, ragazzi, questa pandemia sono tutti sotto, sono tutti in difficoltà, quindi era ovvio e scontato che avrebbero cambiato qualcosa. E quindi tutti quelli che magari si sono fatti 3-4 anni di quarti posti perché dovevano, non serve più a niente, tanto alla fine cambiano le regole. Io sono contento perché così basta questo Financial Fair Play. Detto questo, comunque ti metteranno i paletti, perché giustamente i potenti del mondo, come vi ho sempre detto, preferiscono cristallizzare le posizioni. Cioè, i potenti non gli interessa della meritocrazia, chi è più bravo sale, non gli ne frega proprio niente, zero, anzi vogliono rimanere sempre loro. Per quello la Champions la vincono sempre gli stessi, i campionati lo vincono sempre le stesse squadre, 10 anni la Juventus qua, 10 anni il Bayern Monaco di là, 10 anni il Paris Saint Germain dall'altro lato. L'unica che è un po' varia è l'Inghilterra, perché hanno tante squadre con tanti soldi, è un po' varia. In Spagna è un altro, Barcellona e Real Madrid. Mo forse quest'anno l'Atletico Madrid può fare il miracolo, non lo so, speriamo, glielo auguro, ma se no anche lì Barcellona e Real Madrid, non è che se ne esce tanto. Quindi io spero che mettano delle regole più giuste, che diano più possibilità a chi vuole spendere di spendere,
in modo tale che non è che se devo riscattare Tomori devo stare qua e però se riscatto Tomori poi non posso comprare l'attaccante, poi però c'ho i soldi di Tonali dell'anno scorso. Oh, oh. Se vuoi fare il presidente del Milan devi tirare fuori la grana. Questo secondo me servirà anche a far sparire un po' di fondi e a far tornare un po' di proprietari e di voglia di metterci un po' d'amore. Le squadre di calcio devono essere non delle aziende che tu prendi, ci guadagni e poi le rivendi come fanno sti Giargiana qua, a partire dai nostri, Young Only e quella gente lì. Ci deve essere amore, ci deve essere comunque qualcosa oltre al ricavo che ovviamente ci sarà. Ci deve essere qualcosa di loro. Adesso non lo so che regole metteranno, ma già il fatto che elimineranno il financial fair play per mettere una cosa nuova deve essere un campanello d'allarme nelle vostre teste, per farvi capire che ci sono cose più importanti del quarto posto, perché alla fine i conti si possono sistemare in tanti modi. E ve l'ho sempre detto, il quarto posto conta, certo che conta fare la Champions a livello di immagine, qualche soldo in più conta, ma ci sono cose più importanti che rimangono, come le vittorie, per quelli che mi dicevano meglio arrivare quarti che vincere l'Europa League, folli, che puntare a vincere l'Europa League, folli totali. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, perché lo zoccolo duro ha sempre ragione, vince sempre lo zoccolo duro, vince sempre. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Alla prossima. Ciao.